Ciao a tutti amici nerazzurri, bentornati sul canale. Intanto vi ringrazio per ieri perché comunque ho provato a fare la prima live su YouTube e devo dire che mi è piaciuta, è andata molto bene. Siete stati in tanti a seguirmi, continuate a dimostrarmi il vostro affetto sia nei video che faccio abitualmente registrati per il canale, sia nella live. Quindi è un esperimento che ho provato a fare. L'avrei voluto fare prima, ma avevo dei problemi con le mail per essere riconoscibile su YouTube, avendo più account per la live. Alla fine ho capito qual era il problema, qual era l'inghippo, e alla fine l'ho risolto e sono riuscito a provare la prima live. È stato un esperimento che ha funzionato e quindi la rifarò. Cercherò di capire bene come incastrarla nel palinsesto settimanale. Lo sapete benissimo che ci sono i due video al giorno. Oggi è un giorno particolare perché è il giorno della partita. Sto facendo comunque il video mattutino, ce ne sarà uno nel pomeriggio più breve per prepararci alla partita Genoa-Inter, per avvicinarci a Genoa-Inter, e poi dopo la mezzanotte la sintesi della telecronaca di Genoa-Inter, sempre sperando che sia una bella partita, ci siano un po' di gol a favore nostro e magari commentare una vittoria. Ok ragazzi, allora partiamo proprio per il discorso che facevamo. Oggi è il giorno è il giorno della partita e quindi bisogna un po' entrare nel merito di quelle che saranno le scelte di Simone Inzaghi, poi che più o meno abbiamo cercato di stabilire anche nei giorni scorsi, però mano a mano che ci si avvicina alla partita, insomma, le cose diventano sempre più chiare, le scelte di Inzaghi diventano sempre più chiare. Poi proveremo a tuffarci anche un pochino brevemente sul discorso bilancio Inter, visto che me l'avete chiesto in tanti. Vi dico già, metto le mani avanti, che non parlerò nello specifico del bilancio, delle cifre, di come arrivare a cosa, del perché l'Inter non rischia il fallimento. Sono cose che vanno studiate e quindi io semplicemente riporterò l'intervista a Bellinazzo, Marco Bellinazzo, che è un esperto nel settore, giornalista del Sole 24 Ore, del Giornale 24, insomma. Uno che di queste cose si occupa sa leggere un bilancio, lo sa capire anche quali sono le situazioni. Quindi cercherò tramite le sue parole di farvi capire, di capire insieme a voi meglio il discorso che riguarda tutta la polemica che è nata con l'articolo del giornale sugli 800 milioni di debiti dell'Inter. Insomma, cifre buttate lì un pochino a capocchia senza spiegarle a chi come noi magari è meno avvezzo a questo tipo di cose. Soprattutto ha dato in pasto questo articolo ai tifosi anti-interisti la possibilità di attaccarsi a questo per dare per scontato che l'Inter non può fare questo, non può fare quell'altro, non può comprare giocatori, non può iscriversi al campionato di Serie A, e soprattutto ha dato una preoccupazione che non c'è ai tifosi dell'Inter. Quindi andiamo anche a verificare un po' quello, cercando di entrare anche sull'indiscrezione che è arrivata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, questa soffiata per cui il decreto crescita non sarà più valevole da gennaio in poi, e quindi insomma, se dovesse essere confermata questa cosa, potrebbero esserci problemi per le squadre italiane che hanno comunque puntato molto sul decreto crescita per cercare di attenuare i costi, soprattutto ai giocatori stranieri che venivano in Italia. Comunque, partiamo con Genoa-Inter perché ci siamo, la partita ormai si avvicina, manca qualche ora, 8:45, 20:45, anzi vi ricordo di seguirmi se avete voglia ovviamente su 7 Gold alle 20:45. Lo sapete, sarà la mia ultima telecronaca lì a Milano ad Assago, ecco, sarà l'ultima telecronaca. Non dico che sarà la mia ultima telecronaca 7 Gold, perché poi vi spiegherò bene qual è l'incastro che si è fatto, però ripeto, farò un video dedicato e una live per spiegarlo bene, per capire un po' come si è passati a questa cosa qua. Io cambio azienda, questo sì, cambio posto di lavoro, sì, poi però ci sono delle sfaccettature che vanno, perché non è semplicissimo, vanno un po' spiegate. Però
Questo lo farò da domani, oggi però seguitemi sul solito canale, sul 13, su 7 Gold, per diretta stadio, Genoa-Inter, quindi se avete voglia seguitemi e poi sintesi della partita. Come ci si avvicina Simone Inzaghi a questa partita? Avevamo parlato del possibile dubbio, anzi del dubbio che c'era, il più grande dubbio della formazione, quasi credo l'unico, in difesa, Bissek o Pavard come braccetto di destra. Diciamo che a poche ore dalla partita quello che arriva è che l'ha spuntata Bissek, quindi Bissek titolare e Pavard che parte dalla panchina. Al di là del fatto che Pavard è un giocatore secondo me imprescindibile in questa squadra, è un campione assoluto, forse in questo momento ci sta che Bissek venga confermato, perché sta arrivando a prestazioni molto importanti, autorevoli, autoritarie, e Pavard magari non è ancora al 100%. C'è spazio per tutti, ci sarà spazio soprattutto per un campione come Pavard. Forse oggi, all'ultima giornata del 2023, con Pavard appena tornato, forse dare spazio a Bissek è la scelta giusta. Quindi mi sento di appoggiare comunque la scelta di Inzaghi. Diciamo anche, e qui se lo dico senza ipocrisia, se nel caso Inzaghi avesse deciso di far giocare Pavard, mi avrebbe trovato comunque strada d'accordo, quindi qualunque cosa avesse scelto Inzaghi io sarei stato d'accordo. Poi lui lo vede la cosa, vede la situazione, vede i giocatori meglio di me in allenamento, vede qual è la situazione generale, quindi mi fido assolutamente dell'allenatore che comunque in un caso o nell'altro avrebbe pescato bene. Quindi Bissek vince ad adesso, a poche ore dalla partita, il ballottaggio con Pavard, quindi Sommer, Bissek, braccetto di destra, braccetto di sinistra, ovviamente Bastoni, in mezzo, anche se ha recuperato De Vrij, rimane il titolare Acerbi che continua a fare gli straordinari. A destra altro giocatore che continua a fare gli straordinari, ovviamente Matteo Darmian. A sinistra non c'è Di Marco, che si spera possa recuperare, così pare, per la prima di campionato del 2024 Inter Verona il 6 gennaio, quindi a sinistra Carlos Augusto. I tre mediani sono loro, Play, il grande Ciala, quindi regista Çalhanoğlu, Barella alla sua destra, Mkhitaryan alla sua sinistra, con Frattesi. Attenzione, avevamo fatto un video su Frattesi 2 giorni fa, che rischiava di non esserci per l'influenza. Non c'è questo pericolo, per fortuna Frattesi ha recuperato dall'influenza, è completamente recuperato, quindi è convocato e va in panchina. Davanti Arnautovic, che viene confermato titolare dopo le partite da titolare contro Bologna e Lecce, viene confermato anche con il Genoa, sperando che possa trovare il suo primo gol in campionato dopo averne fatto uno in Champions League, con ovviamente Thuram. Stesso discorso di Di Marco vale per Lautaro, non ci sarà contro il Genoa, si spera di recuperarlo per Inter Verona del 6 gennaio. Altra buona notizia arriva da Dumfries, per come De Vrij viene recuperato anche l'altro olandese, e questa è una grande notizia per le rotazioni di Inzaghi. Quindi Pavard recuperato, panchina, ma Pavard era già recuperato, De Vrij recuperato, panchina, Dumfries recuperato, panchina. Mancano, Sanchez è in panchina, rimangono solo Di Marco e Lautaro fuori, due assenze mica da ridere, due assenze che non sono da prendere sotto gamba, però due assenze che sono le uniche in questo momento, gli altri sono tutti recuperati. Ci va meno bene del Genoa, che però ha recuperato tutta la rosa, quindi anche Retegui se non sbaglio. Quindi a questo punto il Genoa è al completo, il Genoa di Gilardino. Noi non siamo al completo, ci mancano Di Marco e Lautaro, gli altri sono recuperati. Chiuso il discorso formazione, chiuso il discorso Genoa-Inter, su cui torniamo nel video di pomeriggio, ve l'ho detto, un po' anticipato rispetto alle 18, perché si gioca alle 20.45, quindi lo farò un'oretta prima, forse anche qualcosina ancora prima. Torniamo sul discorso bilanci. Allora, mi avete scritto in tanti preoccupati del fallimento dell'Inter, degli 800 milioni. Allora, cominciamo a spiegare che sono... Belinazzo dice che l'Inter, la cosa principale, non c'è nessun rischio fallimento, ragazzi, non c'è nessun rischio, non c'è mai stato problema di iscriversi al campionato. Gli 800 milioni, tra l'altro, sono fatti così, ma sono all'ordo. Quindi voi dovete ragionare diversamente. In più, i debiti di questi 800 milioni lordi, ci sono i debiti con Oaktree. Cosa succede? Se Zhang, che comunque vuole tenersi l'Inter, alzando sicuramente il tasso di interesse di Oaktree, ma tenendosi l'Inter, comunque se lo vuole tenere,
se Zhang dovesse non tenere l'Inter a fine anno perché non riesce ad adempiere i suoi obblighi finanziari, a quel punto Oaktree prenderebbe l'Inter e diventerebbe sua, cosa che si sa da 4 anni, non da ieri, da 4 anni si sa che nel momento in cui Zhang non estingue il debito con Oaktree, Oaktree, se non rifinanzia il debito, si prende l'Inter e poi può rivenderla o tenersela o rivenderla. Quindi questo è, si sta scoprendo l'acqua calda, lo sappiamo già, c'è un fondo che ha l'Inter impegno, il fallimento non esiste. Quindi state tranquilli, sereni, non fatevi fregare da chi in questo momento non può scrivere che l'Inter è un colabrodo e allora scrive a livello tecnico e tattico, allora scrive ste robe che ciclicamente si ripetono, ok. Non fatevi fregare. Detto questo, anche leggendo Bellinazzo, andatevelo a leggere, c'è l'intervista su internet, l'Inter ha aumentato i ricavi, ha abbassato il monte ingaggi, rispetta tutte le norme e i paletti UEFA e FIFA, scusate, UEFA e Serie A, FIGC, sta rispettando tutti i paletti e sta seguendo tutte le direttive, in più ha posticipato dei, adesso io poi lì si entra nei tecnicismi, io non vorrei farlo perché non ne conosco i termini, non ne conosco proprio dire delle cose sbagliate, ma durante il Covid ha fatto delle manovre finanziarie per cui si potevano coprire certi debiti oppure spermarli, però questo andatelo a leggere bene perché è una roba consentita, ovviamente sempre nel rispetto delle regole, abbiamo fatto tutto nel rispetto delle regole. Quindi state sereni, state tranquilli, non è successo nulla, è tutte cose che sappiamo già. Zhang vuole rifinanziare il debito, nel momento in cui non può pagare i debiti a Oaktree, che è il fondo che tiene l'Inter in questo momento in mano, e decide di lasciare l'Inter, Oaktree prende l'Inter e la rivenderà. Tutto secondo i piani, tutto quello che già si sapeva. Per quanto riguarda il decreto crescita, diventa un guaio perché lì, insomma, si mettono nei guai non solo l'Inter, si mettono nei guai tante squadre italiane che sul decreto crescita avevano puntato. Quindi cercheremo anche di approfondire questo discorso. Va bene ragazzi, allora intanto vi saluto, non voglio mettervi ansia prima della partita perché già abbiamo ansia per la partita, per Genoa-Inter, giochiamo prima della Juventus, quindi dobbiamo cercare di vincere, andare a più 7 e mettere pressione alla Juve che gioca contro la Roma di Mourinho, vedo la Juve strafavorita, ovvio. Ragazzi allora, mi raccomando, più che mai oggi la campanella per avere la notifica dei video perché oggi si va un po' diversi con gli orari. Pollice in su se vi è piaciuto questo video e vi ha un po' tranquillizzato sul discorso debiti interisti, e poi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale che mi fa sempre piacere, io vi ringrazio perché siete in tantissimi, siete sempre di più, passate parola, il canale è sempre qua e sono sempre presente. Ciao ragazzi, forza Inter, ci vediamo più tardi, ciao.